Che cosa resta di una giornata di Gran Premio, di un weekend di Gran Premio, quando tutti gli appassionati, la gente se ne va? Se ne vanno. E... connezza varia. Se ne vanno e così. Oggi ce n'erano tanti di tifosi spagnoli. Non pienissimo, però ce n'erano tanti. E alla fine erano tutti contenti, anche se ha vinto Valentino Rossi. Ha fatto una cosa straordinaria, fantastica, meravigliosa. Insomma, tu ne hai viste tante di vittorie di Rossi, sì. Ma una così dal primo all'ultimo giro in testa? È il numero 113 questa, e sì, qualcuna l'ha fatta così, non è il suo stile, però secondo me ha voluto appositamente farla con lo stile di Lorenzo, tanto per mettere le cose in chiaro. Ha fatto la pole, il giro veloce e la vittoria in gara, senza discussione, tutti i giri in testa, soltanto una curva. Certo. È stato davanti Lorenzo, che poi è andato largo, lui l'ha rifilato di nuovo, e da lì non c'è secondo mai stato giro, poi dopo basta. Via, una è curva scappato. Cioè non so, 150 metri secondo, e per il resto sempre primo, è partito davanti e basta, non ce n'è stata per nessuno. Ma l'ha interpretata bene, ha detto lui, secondo me sì. Beh, benissimo, meglio di così era difficile. Benissimo. E bisogna dire che c'è rimasto male Lorenzo, perché pensava di poterlo, c'è stato un punto dove riduceva un po', poi Valer si è rimesso a tirare, gli ha ridato, insomma aveva quasi 4 secondi di vantaggio alla fine, e quindi è stata una bella bastonata. Vale ha rivinto la sua prima vittoria 18 agosto 1996 Brno, classe 125 con Aprilia. Sono passati 19 anni e 250 giorni. Fate voi conto in ore, o in settimane, pazzesco, o in mese, o in quello che volete. 7.189 giorni. 7.189 giorni dalla prima vittoria, in mezzo ce ne sono state 111. Abbiamo fatto a mente il conto, adesso proprio mentre lo dicevamo. Sì, 111 in mezzo, per cui è infinito. In più ha pareggiato sabato i conti con Lorenzo sulle pole. Chi ha fatto più pole, 62 pole position, anche quella. 2000, 7000, 189 giorni dopo la prima pole, che è stata a Brno nel 96, il giorno prima ovviamente sabato, ed è a 10 vittorie da Agostini, 123 contro 113. Sì, poi sul 123 Agostini si può discutere, perché lui ne dice 123, in realtà una è con la forma, con la 750, aveva valore mondiale, per cui io gliela darei, però insomma non è certo come quelle nella 500 o nella 3,5. Comunque insomma, 123 Agostini, 113 Valentino Rossi, c'è ancora questo più altri 2 anni di contratto. È lì, anche se oggi ha detto non ne voglio parlare. No, non però, ne voglio parlare mai, perché però, lui poi in quelle cose lì un po' si tocca. Allora, è stata una grande gara anche quella di Lorenzo, perché comunque è andato secondo, hanno tutti avuto problemi di gomme, hanno detto tutti che praticamente sul dritto dopo una decina di giri bisognava farlo a metà gas, perché pattinava anche in quinta, però in realtà sono solo 2 cadute. Baz e Bautista oggi purtroppo in tutto il weekend, mentre prima era una strage, quindi se non altro l'anteriore è migliorato molto, ha dato da quella maggiore sicurezza che tutti si aspettavano. Il posteriore invece, la Michelin deve lavorare molto, era il suo punto forte, adesso è peggiorato. Hanno lavorato troppo sull'anteriore. La domanda che ti faccio a questo punto è: l'anno scorso qui a Jerez partì la riscossa di Oro di Lorenzo, succederà lo stesso a Valentino quest'anno? Allora, prima di tutto mi curiosisce questa boccatteria panineria toscano, si chiama qui a Jerez, in Andalusia. Comunque vabbè, lasciamo perdere, mangiare, abbiamo mangiato anche meglio forse di questi paninati. Beh, qua. E sì, secondo me qua Valentino, io l'ho sempre detto, bisogna dire la verità, ci sono le testimonianze anche qui sul diario motori, che Valentino a me quest'anno sembrava più tosto, più in forma e più competitivo dell'anno scorso. Cioè, con le Michelin, lui lo spiega dicendo che ha cominciato con le Michelin, quando è arrivato alla Bridgestone era già vecchio come pilota, ci si è adattato, però non si è mai trovato bene, soprattutto in prova. Lui insomma ha fatto una pole, un secondo, un terzo e un quarto quest'anno su 4 gare, e poi in Qatar è arrivato diciamo a 3 decimi dal secondo posto. In Argentina, finché ha avuto la moto, la prima moto se ne lottava con Marquez. Agostini ha sbagliato, però era competitivo, e qui li ha stracciati, per cui secondo me poi il fatto che se vai bene a Jerez è un po' come dire che dovresti andare bene in tutta la fase europea, cioè Le Mans, Mugello, Barcellona, Assen, insomma, che è quello che è successo a Lorenzo, quindi insomma diciamo che le prospettive sono buone, sono buonissime. Moto 2 ha vinto l'Ovs gara alla Valentino, cioè esattamente uguale, bravissimo, bravissimo. Partito, è andato via e non l'ha preso più nessuno, noiosina direi, noiosina, la Moto 2
perché vabbè, diciamo un'altra parola sulla MotoGP, Pedrosa sì. Quarto senza infamia ma soprattutto senza lode, quinto e sesto Spargarò davanti Suzuki. A Vinales, Alex con le due Suzuki, quindi un Alex più veloce di Vinales, è una buona notizia soprattutto per la Suzuki. Iannone settimo, ha fatto quello che ha potuto con una Ducati che non era così. Dovizioso, fra Jerez alle mani, in mezzo c'è Lourdes, io gli ho consigliato di andarci, lui si è messo a ridere, dice è colpa nostra, se è uscita dell'acqua, dalla pompa dell'acqua che è andata sulla gomma e la resa, ha dovuto ritirarsi. Fatto sta che ancora una volta 3-0 su 4, povero Dovi, deve appunto trovare un modo, ecco, questa dice non è una sfiga, non l'ha steso nessuno. Beh, è colpa nostra perché si è rotto qualcosa, però siamo tutti al limite, anche gli altri. Moto 3 invece. Moto 3 bellissima, una meraviglia, stupenda. Primo, ieri in prova hanno trovato, dopo le prove, Brad Binder, il pilota sudafricano, con un software illegale nella gestione della sua KTM, e quindi l'hanno fatto partire all'ultimo posto oggi in gara. Beh, Binder è partito l'ultimo, è arrivato primo, li ha passati tutti, ha suonato il gruppetto di quelli che si giocano al secondo posto e ha vinto per distacco con 3 secondi, sì, 336 millesimi. Andava mezzo secondo più forte degli altri, minimo. Ma la cosa molto bella è che al secondo posto è arrivato Niccolò Bulega, 16 anni, non poteva avere lo champagne sul podio perché minorenne, cioè insomma, giusto bello, per dire, davanti a Bagnaia dopo una bellissima lotta per il secondo posto, grande maturità dimostrata da entrambi, questa lotta con Navarro, che tutte e due della Valentino Rossi Academy, per cui insomma sono due prodotti nostrani, doc della zona Pesaro Romagna, sono sì. Bulega carino, ha dimostrato una bella maturità anche nel modo di fare, mi sembra un ragazzino freddo, questa è una bella cosa. La mamma e il papà felicissimi anche mamma Stefania, oggi è stata un po' la festa delle mamme italiane. Diciamo che è stato sfortunatissimo Antonelli, sì, che non gli è partita, gli si è spenta la moto, l'ha fatto partire ultimo nel recupero, è caduto. Buono il Fenati, insomma, settimo posto di Fenati, ottavo Bastianini e poi vabbè undicesimo Migno. Però quello che oggi ci ha fatto veramente piacere è vedere questo astro nascente, questo campione del CEV, che è arrivato nel mondiale come arriva in una pista che conosce già, pole position va del grande. Secondo, va alla grande. Nel mondiale Binder è davantissimo, si può dire davantissimo. Comunque, l'abbiamo detto. 77 su Navarro, 62, Fenati 47, Bulega 36, Bagnaia 34, Antonelli 31, Bastianini 29. Insomma, ci sono tanti italiani, però si devono dare una sveglia perché Binder va. Ma va, va forte il sudafricano. Bello anche che ci sia di nuovo un sudafricano dopo i tempi di Colt Ballington, tempi eroici con la Kawasaki, insomma, bello. Prossima gara, Le Mans. Le Mans. Seguitela sul diario motori. Mi raccomando, non venite alle Mans, nel senso, non litigate. Ciao.